Ragazzi, siamo pronti, siamo carichi. Nuovo upper workout con tempo scarso. Trazioni, partiamo. Mentre faccio le trazioni, mentre ho fatto il riscaldamento, sto jump settando il riscaldamento di panca e le serie di polpacci. Non riesco a farvele vedere perché sennò dovrei spostare telecamere, eccetera, perdere un mucchio di tempo, ma comunque sono i soliti polpacci alla macchina. Dopo passeremo alla panca. Oggi 32,5 kg di trazioni per 2/3 colpi. La scorsa volta ne abbiamo fatte due, ma dovevamo farne una, ce ne siamo sentite due, quindi anche se ne chiudiamo di nuovo due, siamo messi bene lo stesso. Vediamo di tirarle. Fatte tre, si potevano controllare leggermente meglio, ma ce lo ricorderemo per la prossima volta. Ricordatevi che si può progredire anche in tecnica, quindi farle più pulite. Adesso jump settiamo polpacci e riscaldamento della panca per finire. Poi faremo un back off con 20 kg, tutte quelle che vengono tirando la cedimento. Cinque colpi, a seguito dei tre con i 32 e mezzo mi ritengo soddisfatto. Sto anche prendendo pian piano peso, non penso farò una fase di massa assurda, però pian piano prendo peso con calma, quindi qualche ettogrammo l'abbiamo aggiunto lo stesso, le trazioni. Passiamo alla panca. Ultima serie di potenziamento, poi vediamo come ci sentiamo e quanto sparare. Ragazzi, 50 per lato, scorsa volta ne abbiamo fatta una. Oggi, se vedo che dopo una, o se già da quando lo stacco sento che è pesante su polsi, spalle, eccetera, o riappoggio o finisco a una. Senza andare a cedimento qua in panca pesante, ragazzi, con calma. Dovrei averle, però può sempre succedere una giornata in cui non spingiamo e quindi ci fottiamo per dei mesi soltanto per fare gli egocentrici. Bene, adesso fotta e carica. Andate. Due chiuse, ne avevo ancora un'altra. Mi sono fermato apposta perché a cedimento qua non c'era nessuno a tirarmi su. Togliamo i pesi, oggi solo questo top set. Vi ho detto come solito il petto non è il mio focus, c'è solo una giornata in cui faccio leggermente più volume, però lo mantengo bene con poche serie a settimana, non ne servono 30. Tolgo i pesi, andiamo al pulley. Ragazzi, pulley, dobbiamo cercare di farne almeno 6 come la scorsa volta e puntare 7, 8, 9, quelle che escono, la tiriamo a cedimento, lo sapete. Ci prepariamo, ci carichiamo e la tiriamo. Dopo le trazioni sento un po' l'avambraccio bello affaticato, ma va bene lo stesso. Potrei utilizzare le fascette, so che esistono, però diciamo che le ho utilizzate per un bel periodo e i miei avambracci sono rimasti indietro. Poi non sarà una causa-effetto, però diciamo che sto migliorando anche a livello di avambracci facendo senza. Se ce li avete, se siete dotati geneticamente di avambracci, potete farli con le fascette tranquillamente. Io che sono scarso, faccio senza. Una serie andata, superati, recuperiamo mentre scaldiamo la military press e poi facciamo l'altra serie. Seconda serie, abbiamo fatto la progressione nella prima, questa è la prima volta che faccio con lo stesso peso una seconda serie, quindi vediamo quante ne escono, la tiro comunque al massimo delle mie possibilità, o almeno quello che la mia testa mi dice che siano.
Alte rep comunque, rispetto a quello che mi aspettavo. Me ne aspettavo 4-5. 6-7 le abbiamo chiuse, devo vedere se l'ultima ci posso contare o no, ma ho il video apposta. Passiamo alla military, dove faremo una sola serie, però bella distruttiva. Ragazzi, military, la scorsa volta ci siamo portati a casa la soddisfazione di chiudere con 25 kg, come volevamo da qualche settimana, 6 colpi. Oggi, anche se avete già visto delle serie con 30 kg per lato, oggi 27,5, progrediamo da lì, tutte quelle che escono e arriveremo a 6 di nuovo pian piano. Se stalleremo faremo lo stesso procedimento della scorsa volta, aumentiamo il peso, ne facciamo meno, ci abituiamo a carichi più elevati e dopo il 27,5 sarà più leggero. Easy. Una serie di potenziamento per sentirlo, giusto per, dato che il military press non è il mio movimento, molto di più la panca. E poi facciamo la serie. Tre colpi ragazzi, ottimo, va benissimo, ne avevo anche un quarto in realtà spingendolo al limite, ma con carichi abbastanza elevati è meglio non mettersi a troppo rischio, avremo tempo nella settimana di fare un back off leggermente più ipertrofico, anche se questa cosa è abbastanza da discutere, perché secondo me a livello muscolare un po' lavoriamo anche con tre colpi, quattro, comunque leggero buffer, non esagerato perché due non ce l'avevo, una tirata al limite. Scarichiamo i dischi, come sempre, e passiamo a fare le braccia, che sarà un bel casino di nuovo, come solito. Braccia, ragazzi, c'è poco da dire. Dobbiamo provare a batterci di nuovo, soprattutto nei bicipiti che abbiamo stallato la scorsa volta già per due settimane di fila. 22 kg, 6 colpi nei bicipiti. Siamo sempre fermati a 5. Ci siamo sempre fermati a 5. Quindi, le tiriamo al limite. Se vedo che stallo anche oggi, procederò in maniera differente, speriamo di no. Tricipiti invece 30 kg, scorsa volta ne abbiamo fatte 3-4, la quarta, quindi oggi 4-5, ma credo 4 perché è veramente pesante, più un back off con 25 kg, tutte quelle che escono. Il back off dei bicipiti non esiste, stesso peso, quelle che escono di nuovo per due serie. Quindi adesso facciamo la serie veramente, veramente devastante. Ragazzi, ufficialmente stallato, non si muovono, quindi quello che faremo dalla prossima volta sarà prendere più peso, un 24 o 26, fare una o due serie da uno o due colpi, più magari un'altra serie con i 22. Perché questo? Ci abituiamo anche a livello nervoso come attivazione di fibre muscolari a un peso più elevato, così quando prendiamo in mano i 22 sembreranno più leggeri. Non si può far solo una volta, bisogna farlo progredire questo carico più elevato, o di carico o di reps o di intensità o di tecnica, e poi pian pianino tornare al carico che ci serviva e cercare di batterlo. Semplice. Ora recupero un attimo e vado ai tricipiti. Tricipiti invece, anche se ne abbiamo fatte 4, la considero lo stesso una progressione perché le abbiamo chiusi con molti meno problemi rispetto alla scorsa volta. Quindi ottimo, prossima volta proveremo a farne 5. Caliamo un po' qua, 25 kg quelle che escono. Adesso prendiamo un fiato, 22 kg di nuovo nei bicipiti, cerchiamo di progredire almeno nel back off, anche se non è un back off perché il peso è lo stesso.
Ne abbiamo sempre fatte 3 o 4 nella seconda serie, proviamo a farne 5 di nuovo. È praticamente impossibile, però io spingo tutto quello che ho. Veramente tra la quinta e la sesta mi si bloccano. Sono belli infiammati, li sento che lavorano, quindi ottimo, ma si bloccano, quindi dovremmo agire in maniera differente come già spiegato. Recuperiamo, li facciamo. Ragazzi, siccome avevo citato leggermente la quinta per cercare di comunque portarmi a casa una progressione, perché la quinta a partire avevo preso un po' di momentum, ho preso un attimo fiato, ho riposato, mi sono fatto 1/2 parziali sotto con tutto quello che avevo rimasto nei bicipiti. Tricipiti, prendo fiato. Tricipiti siamo andati avanti anche nel back off, invece di 8 colpi della scorsa volta, dopo i 30 kg ne abbiamo fatte 9, quindi abbiamo completamente devastato lo stallo e stiamo andando su pian piano. Bicipiti invece siamo belli bloccati, veramente pesante. I tricipiti quando abbiamo stallato lì, o anche la military press, un po' salivano, qua proprio siamo bloccati. Dobbiamo essere tattici d'ora in poi, però pian piano andremo su. Adesso ho cuffie dei rotatori e sit-ups soliti, dove progredirò in peso nella cuffia dei rotatori e in ripetizioni nei sit-ups. Non posso farveli vedere perché non ho tempo, ma comunque il workout essenziale è finito qua. I polpacci anche non li avete visti, ma li ho fatti insieme alle trazioni, mentre scaldavo, allenavo, eccetera. Di polpacci non è che faccia troppo riscaldamento. E ci vediamo alla prossima, che probabilmente sarà un leg day. Ieri ho fatto un leg day, ma non l'ho registrato perché è stato con un mio amico, un mio caro amico, e quando mi alleno con un mio caro amico non registro nulla, mi piace stare dentro l'allenamento. È stato un po' diverso dal solito, quindi probabilmente nel prossimo leg day sarà un po' più scarso perché ci siamo devastati leggermente di più, ma va benissimo così, leggermente insomma. Bene, ci vediamo alla prossima!